Così si apre il nuovo libro uscito nel luglio di quest'anno, firmato da Monsignor Luigi Ginami sulla vicenda di Santina Zucchinelli, mamma del sacerdote Bergamasco, disabile al 100% dal 2005, una sorta di diario che ripercorre la vita di dolore e di speranza di Santina dal 9 giugno 2008 al 6 marzo 2011, un libro che si aggiunge ai già pubblicati Roccia del mio cuore. E La Speranza non delude e che porta il titolo Quando sono debole e Allora che sono forte. Questo libro va controcorrente e ci dice invece che l'avventura di Santina è giocata proprio sulla debolezza, su una debolezza diciamo eh, profonda, forte. Mia madre è disabile al 100%, non può muoversi, non può parlare, non può accudire a se stessa. E allora questa è una domanda, che cosa fare di un'esistenza di questo genere che tutti rifiutano e che forse molti avrebbero detto destinata a una buona eutanasia perché non produce nulla? La scommessa è proprio che in questi anni in cui Santina è totalmente disabile, c'è una forza profonda che è la forza del Vangelo. Un libro suddiviso in tre parti con tre titoli che le caratterizzano l'insegnamento dove emerge il volto spirituale di Santina, la testimonianza costituita dal racconto dei pellegrinaggi fatti da Santina e la carità che nasce dall'esempio che la sofferenza di questa donna ha saputo provocare. Un libro che si rivolge a persone semplici, umili, anziani o ammalati, ma anche a giovani che sono alla ricerca di un senso da dare alla propria vita, un libro che si inserisce in un progetto più grande come ci ha raccontato Monsignor Ginami. Proprio di quest'anno, grazie alla solidarietà, alcuni amici hanno regalato un sito ristrutturato di eh, Santina che si intitola proprio www.roccia del mio cuore attaccato.it questo sito è stato ristrutturato e all'interno del sito si possono trovare i libri, la testimonianza, la preghiera, la solidarietà, ma da questo sito che è molto frequentato eh, abbiamo aperto anche un canale YouTube nel quale confluiscono più di 400 videoclip su Santina. E grazie proprio anche a Telepace questo canale YouTube ha avuto così l'apporto di sette puntate Scintille di Luce che si possono ritrovare proprio anche nel nostro sito e che hanno una discreta appunto eh, visibilità. Da qui abbiamo anche iniziato l'avventura di Facebook con più di 3.400 contatti e un gruppo di riflessione attorno a queste tematiche di circa 800 persone. E neonato in questo anno è Twitter, solo 400 contatti, però nel nostro piccolo far circolare questa esperienza che ormai raggiunge decine di migliaia di persone sembra una scommessa importante e forte.